ogni deputato versa 784 euro al mese e alla fine del mandato riceve circa 45.000 euro. Se qui consideriamo tutti i parlamentari che hanno il doppio lavoro e che continuano a farlo mentre sono deputati o senatori, beh, non si capisce a che cosa debba essere dovuto questo reinserimento sociale.